nell'episodio precedente ho salutato New York. Ciao New York. Perché dovrò tornare per qualche mese in Europa e ci saranno un po' di avventure laggiù. Ed eccomi tornato in aeroporto. Vi risparmio tutti i soliti controlli. Ho avuto anche la possibilità di fare l'upgrade per circa 200 euro, siccome l'aereo era mezzo vuoto, e ne ho approfittato. E tra l'altro il giorno dopo sarebbe stato il mio compleanno, quindi ho passato praticamente parte del mio compleanno in volo. Ora modalità relax. E mi rilasso per un pochino e poi vado a dormire. The next morning. È tecnicamente il mio compleanno. Ho dormicchiato un pochino, quindi dai, ora stiamo quasi per atterrare. Una volta atterrato, mi sono diretto, eccomi tornato a Milano, da Tesla a Milano a recuperare un'auto per la prima parte di questa avventura europea. E una volta arrivato avevano anche una Model 3 nuova e non ho resistito e ho voluto vederla al volo. Spero di poterne prendere una presto. Ah, questi sono i nuovi sedili. Volante super minimal all'interno, niente più levette. Ah, e poi ci sono i LED che puoi colorare come ti pare. Davvero interessante, siccome era qua mi sono detto anche il retro, splendida. Prima o poi la prendiamo, ci facciamo un giro. Ma la macchina che prenderò a questo giro, per la prima volta tra l'altro, è la Model S Plaid. Questa è la macchina più veloce che Tesla realizza in assoluto ed è la nuova versione della Model S. Guardate solo le pinze dei freni, quanto sono giganti. Questo è il login del Plaid. C'è uno schermo per l'infotainment sul retro, così chi sta dietro può guardarsi Netflix fondamentalmente. Mi dirigo allo studio di Yaki. E quindi sì, studio d'Ale, prima fermata. Ho fatto pranzo con tutto il team. L'Italia, la pizza. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Per poi dirigermi verso i parchi divertimento. E ho passato 3 giorni tra Gardaland, Movieland e Mirabilandia con il mio amico Jack. Questo è l'altro canale. Salve, altro canale. Dopodiché, una notte a Parma. Sono stanco morto e mezzanotte io me ne vado a dormire. Buongiorno! Per poi svegliarmi col diluvio e dirigermi verso Bergamo. Calapeppa. Tutti i giorni, oggi doveva diluviare, vabbè. Almeno i parchi sono riuscito a farli. Ora ho un progetto molto carino con le città di Bergamo e Brescia. Quindi sarà tipo un video Moody Rain Edition di esplorazione delle città. Sono felice perché sono città incredibili in cui sono stato tanto tempo fa ed era tutti bagnati. Poi dicevo, come sapete, vivo a New York. Ogni volta che parlo con amici americani e vengono qua poi mi raccontano che cosa hanno fatto e poi mi dicono sempre Bergamo and North of Italy so good. E io gli dico, Bergamo è incredibile. Ma io ci sono stato da piccolo e quindi non me la ricordo così bene. Per cui questa è l'occasione perfetta per fare un bel itinerario di Bergamo, esplorarla con calma e poi poter dire ai miei amici americani, ok, andate qua è fighissimo, questa cosa è bellissima. E insieme a Bergamo, Brescia. E quindi posso fargli un bel itinerario. Fondamentalmente, va bene, intanto verso Bergamo, sono 2 orette di macchina e poi cominciamo da lì. Eccoci a Bergamo, quella è Bergamo Alta. Ufficialmente arrivato, ombrello, e andiamo ad esplorarci Bergamo. Mi piace questo ombrello. Ok, verso la funicolare per andare lassù. Ed ecco la funicolare per Città Alta. Ah, hanno anche il contactless, ma che spettacolo, vabbè. Quindi non serviva il biglietto, potevo fare col contactless, però... a Bergamo Alta, meravigliosa. Devo dire che anche il viaggio per venire qua su in funicolare è super piacevole, anche economico. E ora mi hanno consigliato questo polentone, vedo che c'è già tanta gente, ed è tipo street food e mangi direttamente qua fuori. E io ho una voglia incredibile di polente, quindi quasi quasi me la prendo e poi vado a mangiarmela da qualche parte. Prenderò formaggi locali misti. Aspetta, ma hanno anche la polenta alla Nutella. Ciao, una taragna ai formaggi misti. Ah, che meraviglia, mamma mia, in America non esiste questa roba. Che mi mancava tantissimo, una bella polenta. Vediamo dove mangiarla, magari nella piazzetta. Per fortuna ora non piove, per cui è anche perfetto. Mamma mia, una taragna con formaggi. Proviamo sta polenta. Oh, mamma mia. Profuma che è una meraviglia. Ora mi sento a casa. Quanto mi sei mancata Italia. Che meraviglia. Ho visto che dal bar c'era la differenziata, quindi vado a buttarla là. Ma wow, ci sono anche i bagni pubblici.
50 centesimi. Offerte, ma insomma, super puliti tra l'altro. Ma per ora ne approfitto semplicemente per girare un po' a caso ed esplorarla e vediamo in che cosa ci imbattiamo. Come vi dico sempre, è il modo migliore per girare una città. Questa è la Basilica di Santa Maria Maggiore ed è veramente bellissima. E questa invece è la cattedrale di Sant'Alessandro Martire. Ma se sono belle all'esterno, all'interno sono ancora più incredibili. La quantità di dettagli che hanno inserito è fuori di testa. Ma anche questa piazza è meravigliosa. E di qua si arriva a Piazza Vecchia, anche questa splendida. Sapete, è stando via dall'Italia per un periodo e poi tornando che mi rendo conto di quanto sia bella. E capisco perché gli americani poi vengano qua a girare i film, perché è tutto incredibile. Loro abituati a roba molto bella per il loro stile. Ma qui è proprio completamente diverso, cioè non è neanche un più o meno bello. È proprio diverso, è ciò che affascina, ma che a volte spaventa. Interessante, concetto interessante da approfondire, ma non ora. Direi molto più centrale questa zona. Tematizzazione di Halloween notevole. Ah, il fornaio è un altro posto che mi avevano consigliato, ma io ho optato per la polenta, però capite il perché. Davvero una bellissima via, capisco perché c'era tanta gente. E davvero ben tenuta, è un buon esempio di Italia ben tenuta e valorizzata, secondo me, Bergamo Alta, da quel che sto vedendo. Piazza della Cittadella. Questa fontana è una faccia? Sta sorridendo. Pioggia non demorde, ma è venuto il momento di andare a incontrare una guida che dovrebbe raccontarci un po' di Bergamo. Per ora vado al punto di ritrovo. Porta all'esterno. E quella colonna, sì, bruttina, obiettivamente, che però racconta una storia. Quando le mura sono state costruite, per la città, che oggi si vanta ovviamente delle sue mura, okay, e sono il suo fiore all'occhiello, sono state una ferita, un trauma. Perché quando Venezia decide di costruire le mura, decide di costruirle su quello che già c'era. Distrugge case, chiese, distrugge buona parte della città. Che le mura non sono state costruite per proteggere la città, sono state costruite per proteggere un confine. Questa colonna ricorda che qui c'era l'antica basilica di Sant'Alessandro, la basilica del patrono, tra l'altro, e viene eliminata per via delle mura e viene distrutta per la costruzione delle mura. Stiamo arrivando al Belvedere. Normalmente da qua si vedono, quando fa veramente bello e c'è limpido, il grattacielo di Milano, ma non oggi. Vabbè dai, qualcosina si vede, è super bello. Tra l'altro saremmo dovuti andare anche qua sotto la cannoniera per vedere anche una piccola parte degli interni, ma per via della pioggia, siccome sta diluviando tanto, la chiudono per sicurezza per via di possibili allagamenti o problemi che ci potrebbero essere, quindi non posso andare laggiù, purtroppo. Continuiamo sulle mura per adesso. Siamo partiti da qui, Porta Sant'Alessandro, e siamo arrivati qui al baluardo di San Giovanni. Adesso proseguiamo fino ad arrivare al baluardo di San Michele e a Porta San Michele. Insomma, mi hanno raccontato un po' della storia di Bergamo, di quanto la sua storia sia legata a Venezia, della funzione delle mura e della sua costruzione, per poi arrivare al Museo delle Storie di Bergamo. Questo era inizialmente un convento. Questo era un convento francescano. E poi viene chiuso e trasformato in prigione a un certo punto. Viene trasformato in un carcere. Okay. Poi nel Novecento in una scuola elementare. E a fine del Novecento diventa la sede del Museo delle Storie di Bergamo. All'interno c'è anche un museo della fotografia, davvero ben studiato per spiegare le basi della fotografia, ma anche legato ad illusioni ottiche. E con un'ottima collezione di macchine fotografiche storiche e dei primi esempi di stereoscopia. Dopo il museo ci siamo ancora spostati verso il campanone di Bergamo per vedere la vista dall'alto. E da lassù mi hanno raccontato molto altro riguardo alla costruzione del campanile, ma anche delle diverse torri che c'erano a Bergamo e vennero fatte abbassare, e del fatto che le campane vanno poi aggiustate a forza di battere, si rompono sui lati, e di una bella frase scritta all'interno della campana: gli occhi e le orecchie testimoni sia de perito fonditor dell'opera mia, che probabilmente ho pronunciato male, ma fondamentalmente significa gli occhi e le orecchie di coloro che verranno in futuro siano testimoni del valore della mia opera qua presente. Quindi, una volta sceso dal campanile e salutato le mie guide, mi sono diretto ancora a fare un girettino nella parte bassa di Bergamo. Come vi accennavo, Bergamo e Brescia, capitali della cultura 2023, e ciò che le accomuna è questa installazione artistica chiamata The Gate, sostanzialmente questo portale che connette le due città, Bergamo con la praticamente gemellata Brescia, due città che sono sempre state rivali, che ora però si uniscono per la cultura.
questo è Brescia. Ed ecco l'altro portale che unisce le due città. Infatti, eccomi qua. Ora cominciamo la nostra esplorazione di Brescia. Come al solito intendo perdermi nelle diverse vie della città. E in giro per la città c'è della street art in diversi punti. Ora andiamo a vederne almeno uno di sicuro, che nella piazza principale. Eccolo, una delle opere artistiche di cui vi parlavo, il rinoceronte appeso. Simpatico. Anche questa libreria all'aperto, spettacolare. Signor rinoceronte. Ora, se continuiamo da questa parte, arriviamo a Piazza della Loggia, che dovrebbe essere laggiù. Ed ecco la piazza con il Palazzo della Loggia. Palazzo particolare. Ma questo è meraviglioso. La Torre dell'Orologio. Vorrei trovare un caffè in cui lavorare un pochino, perché ho delle cose da finire. Vediamo se Brescia offre anche posti dove lavorare. Caffè Gramsci, vediamo. Arrivato l'ice latte col bicchierino d'acqua. Uscito ora da questo caffè e c'è il sole. Cos'è successo? Si è trasformato tutto. Per un pranzetto veloce mi hanno consigliato adesso pasta. Che carino il posto. Mi sembra veramente bello. Poi loro sono simpaticissimi. 10,50 per la Coca Zero e i casoncelli alla bresciana. Eccoli qua, i casoncelli alla bresciana. Quindi con burro e sale sostanzialmente. Poi qua c'è il pane. Dall'America non sapete quanto mi è mancata la pasta. Davvero tanta roba. No, sono veramente buoni. Sono i casoncelli classici bresciani. È bella l'idea di questo posto, comunque artigianale ma un pochino più fast food. Ho appunto l'appuntamento tra poco, quindi super approvati. Poi qua sono super gentili. Se passate da Brescia, assolutamente un saltino qua merita. Mi dirigo verso il centro per le nuove culture. Eccoci al Moca, centro per le nuove culture. Sono un pelo in anticipo, ma vediamo qua all'interno. Potrei aspettare qua. Quindi questo è Palazzo Martinengo Colleoni e mi hanno portato a fare un giro in questo palazzo quattrocentesco, che tra le altre cose divenne famoso anche perché una delle mogli di Martinengo lo trasformò in uno dei primi salotti letterari dell'epoca. Ora è la casa del Moca, il centro culturale con cui avevo appuntamento, e mi hanno raccontato un po' di storia, ma mi faccio un riassunto delle cose principali, ovvero del fatto che questo palazzo di proprietà della famiglia Martinengo Colleoni venne poi venduto in epoca recente al comune, che lo trasformò in un tribunale, e fu così per più di 100 anni. E ora quindi molte delle sale che vedrete sono usurate proprio per questo motivo, perché sono state utilizzate per tanti anni come tribunale. Questa era la sala delle danze, ad esempio, e ora il Moca pian piano sta cercando di restaurare tutto quanto il palazzo, un pezzetto alla volta. Alcune sono davvero bellissime. Questi, ad esempio, erano gli uffici operativi del tribunale e quindi sono le parti più usurate dal tempo, e c'era anche un'antichissima cassaforte in questa stanza. Mentre le parti meno usate ovviamente si sono preservate meglio, come l'appartamento nobile, che è stato tra l'altro recentemente restaurato ed effettivamente una delle parti più suggestive. Ci sono all'interno del Moca diverse associazioni che sfruttano il palazzo stesso come sede. Queste associazioni spaziano dall'arte alla musica al video, ma c'è anche un'associazione contro la violenza di genere, una legata al teatro, per un totale di 11 associazioni che hanno sede qua. C'è poi tutta una sezione dedicata ai giovani imprenditori che qua vengono aiutati tramite un programma di incubatrici aziendali a far partire il loro business, e mi hanno portato a conoscere alcuni di questi ragazzi. Adesso, ciao, piacere. Questo è il mio regno. Ricamo a mano. Questo wow. È, a ver, la mostra parla dei momenti che ho vissuto intorno a un tavolo. Io normalmente ricamo, lo che mi piace ricamare è cibo, e situazioni intorno al tavolo e così. Ciao, piacere. Il mio progetto si chiama Outside, è un brand abbigliamento indipendente, quindi okay. Faccio sia la parte grafica che la stampa. E durante il bando poi mi sono spostato anche un po' sull'oggettistica, usando gli scarti. E lo faccio a pezzetti e poi attraverso la resina epossidica creo questi oggetti in resina e vinile. Piacere. Ciao Martina, questo è lo studio mio e di Paola, che oggi non c'è, quindi parlerò anch'io per lei. Ok. E entrambi facciamo gioielli artigianali, due progetti diversi che portiamo avanti nello stesso studio per stimolarci l'una con l'altra. Il mio progetto è Masai, quindi tutto quello che vedi sulla destra. Okay. Prendo ispirazione dal mondo africano. Mentre quello che stai vedendo lì, okay, è il progetto di Paola. Il nome parla da sé, cioè ramini, piccoli pezzi di rame.
Perché tutto nasce da rame, quindi tutto il rame che vedi è lavorato da lei a mano. Prego, prego. Faccio ceramica, tutto fatto a mano, okay. Perfette imperfezioni, non mi piacciono la forma simmetrica. Ecco, noi siamo 1093, ci occupiamo di tintura naturale, tingiamo i nostri capi estraendo il colore dalle foglie, radici, e realizziamo utilizzando tessuti deadstock, che per le altre aziende sono degli scarti perché sono di tinture troppo corte, noi facendo comunque piccoli numeri riusciamo a recuperarli. Piacere, Efrem. Alice. Un artista visiva, lavoro principalmente con la pittura, poi diciamo che interagisco anche con il digitale, disegno, che in corso d'opera mi aiutano, diciamo, a realizzare queste composizioni fatte da tanti spazi provenienti dal mio vissuto quotidiano, viaggi, dalla storia dell'arte. Io sono Giulia, piacere, faccio illustratrice. Realizzo illustrazioni botaniche, ritratti personalizzati in digitale e diciamo un po' tutto il mio progetto gira attorno al recupero, all'economia circolare, alla sostenibilità. Appunto sono fatte da lei, sì. Oppure questi tag che sono piantabili, quindi contengono all'interno i semi. Sì. E tra l'altro l'ultima chicca, apriranno presto anche un bar, quindi questo posto diventerà ancora di più un luogo di aggregazione. E con questo si conclude la mia avventura qua a Brescia. Veramente tutti super gentili e città molto interessante. Nell'insieme Bergamo e Brescia entrambe, secondo me è un bel weekend tra le due città, assolutamente da fare. In particolare in questa stagione autunnale, se vi beccate giornate così in particolare. Purtroppo ieri a Bergamo era un po' più piovoso, ma prendiamo quel che viene. Quindi di nuovo direzione aeroporto. Questo episodio è partito da New York, arrivato in Italia, prima Milano, poi i diversi parchi, Parma, Bergamo, Brescia. È stato veramente tanto nel giro di pochi giorni. Ma mi sto già dirigendo verso la prossima meta di questa mini avventura europea prima di tornare poi negli Stati Uniti. Per cui iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi il prossimo episodio. Direttamente da...